I lavoratori marittimi della Caronte e Turisti Isole Minori hanno ricevuto il pagamento degli ulteriori 30% sugli stipendi. L'assessorato ha provveduto a pagare il servizio integrativo da ottobre 2023. Ciò è avvenuto grazie alla collaborazione tra le aziende, le organizzazioni sindacali e l'assessorato. Abbiamo raggiunto questo risultato di coordinamento diciamo, e aiuto reciproco nella vicenda. Volevo sottolineare un grazie anche ai lavoratori marittimi che, nonostante il decurtamento dello stipendio, hanno continuato a svolgere il loro servizio, a mantenere il collegamento con le isole minori e non dare, diciamo, adito a scandali mediatici. Hanno soltanto fatto una protesta bianca per, diciamo, far comprendere il loro disagio all'opinione pubblica. Grazie a tutti per la collaborazione, e spero però che in futuro, anche la Regione comprenda che i ritardi prolungati nei pagamenti provocano dei danni all'azienda e che questi danni poi non fanno altro che ripercuotersi sui lavoratori.